Siamo a Varese Ligure, nell'Appennino, siamo già in Liguria ma non lontani dall'Emilia, siamo in provincia di La Spezia e qui abbiamo con noi il vice sindaco che è stato sindaco per due mandati, ha compiuto una specie di miracolo, ha reso questo comune il più ecologico, il più biologico d'Italia, al punto che ha vinto anche un premio importantissimo europeo. Allora, come inizia questa storia e dove andrà a finire? Ma è una storia che comincia nel 1990, addirittura io ho fatto il sindaco per tre mandati, quindi ho diritto alla pensione di anzianità. Era un comune enorme, 14.000 ettari Varese Ligure, 140 km quadrati, che stava subendo la crisi tipica di tante zone agricole dell'entroterra. Esodo, una volta la popolazione era 6.000 abitanti, nel tempo si sono ridotti a 2.250. Quindi stava per svuotarsi completamente. Sì, era un'emorragia continua di gente che dalla queste zone andava al mare, andava nell'industria, perché qui non ci sono industrie. La trovata è stata di trasformare i motivi di debolezza, cioè la mancanza di industrie, in motivi di forza all'ambiente. E di qui è cominciato tutto questo lavoro, il recupero del centro storico, l'agricoltura biologica, le energie rinnovabili. Ecco, le energie rinnovabili, il vostro fiore all'occhiello sono dei bellissimi mulini a vento e poi dei pannelli fotovoltaici. Ecco, ci puoi spiegare qual è il bilancio energetico di questo comune? Sì, noi produciamo tre volte l'energia elettrica che consuma Varese Ligure. Noi contribuiamo in Liguria con l'energia rinnovabile a ridurre le emissioni di anidride carbonica dello 0,05%. Se tutti facessero il percorso di Varese Ligure, in Liguria non ci sarebbe più anidride carbonica. Le vostre fonti di energia sono sole e vento, giusto? Sole, vento e adesso anche acqua. Faremo anche energia elettrica da un acquedotto, sfruttando la caduta di un acquedotto. Quindi non c'è energia rinnovabile che noi non facciamo. Tutto quello che Madre Natura ci ha dato la utilizziamo. L'agricoltura biologica, il vento, il sole, l'acqua, i prodotti biologici, i ristoranti che fanno prodotti biologici, cioè è un discorso di ambiente a tutto campo collegato con la certificazione ambientale. Questo è il motivo del premio dell'Europa che ci ha considerato quale comune più sostenibile d'Europa per questo discorso complesso, cioè non c'è un settore che noi abbiamo trascurato. Ecco i mulini a vento di Varese Ligure. Sì, questi sono due mulini a vento che producono 4 milioni di kilowatt all'anno, che è l'energia sufficiente per 8.000 persone. I mulini adesso sono due, ma diventeranno quattro, giusto? Sì, sono già iniziati i lavori, li raddoppiamo, adesso produciamo 4 milioni di kilowatt, gli altri due ne produrranno altri 4 milioni di kilowatt. Producete addirittura energia eolica superiore al vostro fabbisogno. Cosa ne fate di quella che non vi serve? Beh, è un discorso virtuale, nel senso che noi la vendiamo all'Enel, sono le carte verdi, ci sono queste agevolazioni per energie rinnovabili. Quindi siete un comune virtuoso perché vi siete convertiti alle energie rinnovabili al punto tale da produrne di più e quindi avete un'entrata in più perché vendete il surplus. Sì, ma noi non lo facciamo come business, noi non vogliamo venire ricchi, verremo ricchi con energie rinnovabili. Noi abbiamo fatto una scelta di utilizzare tutte le energie rinnovabili che ci sono, quindi il sole, il vento e anche l'acqua per fare energie da un acquedotto. Quindi è una scelta di ambiente a tutto campo. Altri comuni qua vicino vi hanno imitato? No, purtroppo per ora no. Non voglio parlare di altri per un discorso di campanilismo, però siamo gli unici, almeno in Alta Italia, che fa questo. E qual è stato il vostro modello? Dov'è che avete visto questi mulini e avete deciso un po' di imitare? Beh, questi mulini esistono da anni, prima ancora della nostra scelta, quindi noi siamo molto curiosi di tutto quello che può dare la natura, quindi ci informiamo, ci acculturiamo. Ma ce n'è uno uguale a Fossato di Vico in Umbria, sono andato a vederlo proprio per capire l'impatto ambientale, per capire se poteva essere inserito nel nostro ambiente. Senti, e qua il vento c'è sempre, giusto? Sì, lo stiamo sentendo anche adesso, sto gelando dal freddo. Siamo a
1000 metri? 1100 metri. Quindi il vento è assicurato? C'è un vento costante, cioè prima di fare questo impianto c'è stato un anno di monitoraggio, c'è una media annuale di vento che può produrre queste kilowatt che fanno questi mulini. Quindi è una scelta tutta pesata, misurata, come siamo abituati a fare. Torniamo un attimo ai pannelli fotovoltaici, giusto? Ce li avete sul tetto del comune e sul tetto di un albergo che riscalda l'acqua e quindi porta acqua calda nelle camere grazie al sole. Beh, noi abbiamo sul tetto del comune fotovoltaico che produce l'energia elettrica che consumiamo, cioè l'energia elettrica del comune ormai è gratis. Grazie al fotovoltaico. Abbiamo il fotovoltaico anche su una scuola media. Il discorso dell'albergo invece è pannello solare per produrre acqua calda, quindi col fotovoltaico l'energia elettrica, con pannello solare e l'acqua calda. Acqua calda che si usa anche in cucina, perché è anche un ristorante, no? Questo... È un ristorante che con questa acqua che produce utilizza soprattutto quasi tutto l'anno l'energia all'acqua calda prodotta da questi pannelli solari. Passeggiando per le strade, le vie di Varese, Ligure, si vedono moltissimi negozi con scritto biologico, naturale, biologico. Sembra di essere in un centro molto bio, anche proprio nel negozio al dettaglio, nella distribuzione al minuto. Eh sì, è sempre il discorso della comunicazione, della scelta di tutti. Cioè la gente che è rimasta qua, a rischio di rimanere emarginata, voleva proprio rimanere qua. La scelta che abbiamo fatto è anche da un punto di vista emotivo compresa dalla gente. Hanno fatto adesso un censimento, hanno un po' di statistiche, l'83% di persone di Varese sanno che c'è la certificazione ambientale. Quindi non è una scelta, un'imposizione dell'amministrazione, è un processo partecipato. Sì, questo è il caseificio che lavora tutto il latte biologico di Varese Ligure e dell'Alta Val di Vara. È una delle scelte strategiche dell'amministrazione comunale. Cioè è un'amministrazione che si è occupata, oltre che dalla gestione normale, di promuovere la cooperazione agricola. È un lavoro un po' extra, di una... proprio noi la nostra forza. Le due cooperative, carne e latte, equivalgono al mare del Parco delle Cinque Terre. Se a noi togliete questo, è come togliere a loro il mare, moriamo. Quindi abbiamo una necessità vitale di queste cose. Questo è il negozio. Quelle sono quelle meravigliose ragazze che vendono questi prodotti. Tra l'altro la caratteristica è che oltre ai formaggi gli agricoltori portano i loro prodotti. Queste sono patate biologiche che la cooperativa le vende in conto per conto degli agricoltori. Quindi quello è miele biologico, anche olio biologico. E questa è la certificazione di Suole Salute, uno degli organismi di controllo che certifica la biologicità di tutta la lavorazione. Il mio nome è Sergio Traverso, sono il direttore della cooperativa Casearia, sono qui da circa 14 mesi, sto seguendo la nascita e lo sviluppo di questo progetto della Valle del Biologico. Seguo nella fattispecie con la carica di direttore di stabilimento la cooperativa Casearia e con un contratto part time anche l'Ars Food, che è una nuova realtà qui di Varese Ligure, un'azienda che ha la mission di produrre yogurt biologico. Tutto questo latte è assolutamente biologico, latte, latticini, quindi yogurt, formaggi, tutto assolutamente biologico.
Ecco, una, dicevo, delle caratteristiche che ci contraddistingue, diciamo una delle peculiarità della cooperativa, sta proprio nel fatto che tutto, praticamente oltre il 90-95% dei territori del comune di Varese Ligure, già ormai da oltre un decennio, sono stati certificati biologici. A monte c'è un discorso di certificazione ambientale. Ricordo che Varese Ligure è stato il primo comune d'Europa ad ottenere la certificazione ambientale e il riconoscimento EMAS, che è un riconoscimento a livello europeo. Dalla certificazione biologica dei terreni ne è scaturita anche una inevitabile certificazione anche di tutte le attività imprenditoriali su questo territorio, per cui sia l'allevamento di mucche da latte sia l'allevamento di mucche da carne hanno questa caratteristica, che danno un prodotto biologico. Per cui quello che contraddistingue la nostra cooperativa è proprio la trasformazione di questo latte biologico in prodotti ovviamente biologici. Davanti a noi c'è un po' tutta la gamma dei formaggi prodotti dalla cooperativa stessa. Ovviamente abbiamo la stragrande maggioranza dei formaggi che, come detto precedentemente, sono di origine biologica, cioè ci sono certificati biologici. Abbiamo anche una piccola quantità di formaggi prodotti con latte convenzionale, con il metodo convenzionale. Ma di che bestie sono? Sono caprini, bovini? Solo ed esclusivamente mucche, per cui solo ed esclusivamente formaggi vaccini. Di gran lunga il più conosciuto e il più venduto è questo formaggio, chiamato stagionato di Vaise. In dialetto ligure mi dicono che Vaise sta per Varese, per cui sarebbe uno stagionato di Varese Ligure. È un formaggio rigorosamente biologico e ha la peculiarità di essere presente nel libro dello Slow Food tra i formaggi tipici italiani. Varese Ligure ha un rapporto ormai consolidato con Slow Food? Sì, diciamo, siamo presenti diciamo nei libri, nella presentazione dei formaggi dello Slow Food e tra, come ripeto, tra i formaggi tipici italiani. La cooperativa produce tutta un'altra serie di derivati del latte. Sempre bio? Sempre ovviamente biologici. Nella fattispecie abbiamo della ricotta biologica, del primo sale biologico, del latte. Commercializziamo un latte che è denominato latte vero, in quanto è un latte che diciamo deroga delle autorità competenti. Imbottigliamo un latte senza pastorizzazione, cioè commercializziamo un latte chiamato vero proprio perché non subisce nessun trattamento termico. Ma da Roma a Varese Ligure come ci si sente? Allora, da Roma a Varese Ligure, perché praticamente è un po' il ritorno alle origini, in quanto al di là dell'accento romano, Traverso è un tipico cognome ligure, per cui devo dire che nonostante sia nato a Roma e ho lavorato a Roma in tutti questi anni, le origini sono liguri. Quindi lei è un caso di controesodo, è venuto via dalla Liguria nel periodo dello spopolamento e torna nella Liguria rurale. Esatto, esatto. Raffaella Del Poio, lei ha un negozio di prodotti dei campi biologici. Sì, noi abbiamo tutto quello che riguarda l'alimentazione zootecnica della vallata. Riusciamo a reperire tutti i prodotti fatti da una ditta nelle Langhe, la ditta Vivalda, che ha tutti i cereali certificati biologici e li riesce a trasformare a seconda delle esigenze, quindi infiocature, farine, tutte queste cose qua. E poi trattiamo tutti questi prodotti che sono un pochettino quelle cose che facevano una volta i nostri nonni, a livello di farine da pane, farine di polenta e queste cose qua. Non trattati chimicamente? Non trattati assolutamente chimicamente e su tutti comunque c'è una certificazione di biologico. Senta, gli animali di questa zona che vengono poi macellati e venduti qui nella cooperativa, mangiano quindi questo mangime biologico? Mangiano, una parte sono allevati a mangime certificato biologico, quindi prodotto da alcune aziende, e un'altra parte invece hanno scelto proprio un discorso di cereali e è stata proprio la cosa migliore in assoluto perché comunque allevati e prodotti in una maniera diversa con tutti questi. Mangiano i cereali direttamente prodotti nei campi o mangimi comunque biologici? Comunque certificati biologici. Quello che c'è di importante è che nei cereali abbiamo praticamente riusciamo a trovare addirittura chi li ha coltivati, perché è diventata una catena praticamente da chi l'ha prodotto ad arrivare al consumatore di queste cose. Franco Filippetti è uno dei membri della cooperativa. Sono un macellaio, un dipendente della cooperativa. La cooperativa che raccoglie la carne biologica
allevata, proveniente da bestiame allevato nelle aziende del comune di Varese Ligure e Zignago. E carne biologica arriva qui da varie aziende, voi la macellate? Esatto, da varie aziende, macelliamo giù a San Pietro nel nostro mattatoio della cooperativa e poi si porta qui, la carne biologica si porta esclusivamente qui e i soci dello suono biologico si vende laggiù in quell'altro punto vendita che abbiamo giù a San Pietro. Quindi voi dalle aziende andate direttamente al punto? Con il camion, noi altri, con il nostro camion andiamo a prenderla e poi la portiamo qua, la macelliamo e la portiamo qua, tutto noi altri facciamo. Quindi non ci sono passaggi no. Di distribuzione, quindi la carne... Ossia allevatore e cooperativa, è venduta dai soci della cooperativa, sempre dai macellai dei soci della cooperativa. Quindi anche i costi dovrebbero essere contenuti? Sono contenuti sì, in base a... Ossia, contenuti fino a un certo punto, perché essendo biologica hanno un prezzo maggiore di mangimi biologici e discorrendo, controllati, perciò il prezzo c'è, però il suo valore, perché la carne è migliore, ne vale di più. Ecco, ecco, veniamo alla carne biologica che è qui da lei. Com'è questa carne biologica? Come vivono questi animali? Che cosa mangiano? Come vengono curati? Sappiamo che qui a Varese Ligure c'è un po'... Curati vengono curati, ossia sono molto controllati prima di tutto. E il terreno deve averci un certo, adesso, preciso, io non lo so perché non sono un allevatore, però so che loro per 2 anni non possono essere biologici, perciò sono controllati già in partenza sia il terreno che la bestia. E poi i mangimi, è un mangime controllato sempre da un ispettore che abbiamo qui a Varese, lì è fisso, e sono all'aperto, viaggiano, sono bestie sempre all'aperto. Quindi sono mangimi sani, senza OGM. L'unico problema che hanno le nostre carni, delle volte sono leggermente un po' più dure, perché sono bestie che sono all'aperto, sono sempre in giro, ma come gusto è qualcosa di speciale come carne. Senti, è vero che durante i tempi di Mucca Pazza venivano qui a comprare in questo negozio da Milano e perfino dalla Germania? Venivano da tutte le parti. Noi abbiamo venduto carne a tutti. Quello lì è il marchio biologico. Questo. Sì. E senza questo marchio non si può portare la carne qua dentro. Vediamo adesso la pianificazione urbanistica e al recupero del centro storico. Beh, noi, questa è sempre la scelta ambientale, cioè non c'è cosa che noi non misuriamo. E allora, avendo un grande patrimonio di edifici, la scelta del comune è stata quella di restaurare, cioè noi optiamo, anziché per le nuove costruzioni, sull'utilizzo di quello che c'è. Poi quando sarà necessario eventualmente qualche cosa anche di nuovo, ma soprattutto tutto l'esistente, recuperato e riportato all'antica dignità. Questo era un borgo medievale? Sì, questo era un borgo del 1200, questa è una strada che andava dal mare al nord, Varese era un momento di sosta, è nato nel 1200, quindi col borgo rotondo. Era un momento di sosta e anche di difesa per la gente, per gli operatori, in allora erano mulattieri, cari e quant'altro, si chiudevano lì, quindi è questo centro storico bellissimo, Borgo Rotondo, però aveva questa funzione difensiva, un piano regolatore del 1200. Che voi avete rispettato? Integralmente, sì, la nostra forza, diciamo anche tra virgolette la nostra intelligenza, è rispettare assolutamente quello che abbiamo ereditato e trasferirlo ad altri così. Così. Senti, un'altra caratteristica di questo comune è che gli abitanti sono così collaborativi e così sensibili al discorso ambientale che sono ovviamente ai primi posti nella raccolta differenziata e anche nella produzione in assoluto di rifiuti. Quali sono le cifre? Beh, noi produciamo circa il 35% di raccolta differenziata, però la media dei rifiuti di Varese Ligure è 400 kg pro capita l'anno, cioè la metà, o meno della metà di quella di Milano. Come mai questi cittadini producono meno rifiuti? Come fanno?
Uno, la raccolta differenziata è forte, noi l'abbiamo spinta con la scuola, con l'educazione ambientale, questa diffusione, questa comunicazione continua. E poi il mondo agricolo è di per sé già più pulito, ha già la cultura dell'ambiente, anche perché storicamente se tu mantenevi bene un tuo territorio, quello ti dava da mangiare. Non eravamo ancora in una fase di consumismo. Quindi già di per sé c'è una mentalità aperta a questi temi. In più noi l'abbiamo incrementata con l'educazione, con la comunicazione, con l'educazione ambientale, intendo, con il lavoro che facciamo nelle scuole. Adesso faremo, ma proprio perché puntiamo, faremo il consiglio comunale dei ragazzi, proprio per lavorare già sui giovani, che sono un po' la forza e la speranza di una realtà come questa. Cioè noi facciamo delle cose che devono essere capite. Senti, Varese Ligure detiene un altro record, risulta da una ricerca appena conclusa dell'Università di Bologna. Un record di longevità, si vive così bene che si vive tanto? Beh sì, noi abbiamo su 2200 abitanti 8 che hanno più di 100 anni. Questo studio che sta facendo l'Università di Bologna ha messo in evidenza due cose, che la longevità è determinata, uno, da fattori ambientali, 75%, 25% da fattori genetici. Io credo che qui ci sono tutte le condizioni perché la popolazione viva meglio. Ahimè, si muore anche a Varese Ligure, però a questo non possiamo trovare un antidoto, ma la popolazione anziana vive anche meglio, il movimento, la carne, i formaggi biologici e quant'altro, hanno gli orti, cioè si vive ancora come si poteva vivere tanti anni fa. Ecco, questo è uno dei segreti della nostra longevità. E il fatto stesso che io sono stato sindaco per 15 anni è una sintomo di questa longevità. Michela Marcone è il nuovo sindaco di Varese Ligure. Tra energia eolica e energia solare, quanta CO2 in meno Varese Ligure produce? Varese Ligure, ed è interessante forse questo dato, contribuisce a livello Ligure, quindi all'interno della Liguria, con uno 0,05% di emissioni di CO2 in meno su tutta le emissioni della Liguria. Se tutti facessero come Varese Ligure, il protocollo di Kyoto sarebbe assolutamente raggiunto, e anzi. Esatto, perché dobbiamo tener conto sempre della realtà piccola nostra in termini di popolazione, e quindi se i grandi comuni seguissero l'esempio di Varese è chiaro che le percentuali aumenterebbero, e messe tutte assieme il protocollo di Kyoto avrebbe sicuramente un'applicazione differente. L'importante, credo io, appunto, è anche in queste cose mondiali, un protocollo di Kyoto che sembra dire chissà un ente locale che cosa c'entra, piccolo come il nostro, ecco, possiamo tutti fare qualche cosa perché in effetti si vada veramente in questa direzione. Dal punto di vista dell'occupazione, comunque Varese Ligure registra dati abbastanza particolari, mi sembra che in questi ultimi anni voi abbiate avuto un aumento dell'occupazione significativo. Sì, soprattutto in certi campi l'aumento è stato significativo. Teniamo presente che sono sempre piccoli numeri perché la nostra realtà è piccola, però sono appunto significativi per il nostro territorio. Le due cooperative hanno dato un bel po' di posti di lavoro, e creando un indotto che è sicuramente ancora ampliabile, e per cui ci sono occasioni per chi vuole lavorare in agricoltura, in artigianato, di sfruttare come vogliono, perché le possibilità ci sono. Varese Ligure è diventata una meta di un nuovo tipo di turismo. Sì, è un turismo che negli ultimi anni si è andato sviluppando, diciamo un po' ovunque, che è più attento alle caratteristiche del territorio, più consapevole di quello che va a trovare nel territorio,
e quindi anche più, come dire, un po' più d'élite, ecco, se potete passarmi questa parola. Ci sono soprattutto gli stranieri che sono attirati da questo tipo di turismo, tanto è vero che c'è stato un notevole incremento anche nella vendita di case, soprattutto agli inglesi, quindi si è creato un buon giro, per cui spesso molte case che da tempo erano decadenti e non trovavano un acquirente, hanno adesso trovato l'acquirente e quindi sono state oltretutto ristrutturate. Con questo circolo virtuoso innestato sulle istanze del biologico, dell'ecologico e dell'ambientalmente corretto, Varese Ligure ha ottenuto un aumento di posti di lavoro del 15%, dato che se proiettato su scala nazionale sarebbe ben più del doppio del famoso 1,5 milioni di posti di lavoro promesso da Berlusconi. Sì, i posti di lavoro sono aumentati in maniera netta. Teniamo presente che fino a un po' di anni fa la maggior parte dei ragazzi, quindi di chi doveva inserirsi nel mondo del lavoro, trovava il posto fuori dal territorio di Varese. Raramente, ecco, poteva essere impiegato in loco. Adesso le potenzialità ci sono, molti giovani le hanno sapute cogliere, tant'è vero che abbiamo questo dato occupazionale del tutto positivo, ma le potenzialità sono ancora parecchie, si tratta un po' di lavorare anche sulle opportunità che possono essere date. Io credo che in questo potremo sicuramente migliorare e dimostrare che con la buona volontà il lavoro si trova. Michela è anche proprietaria di un albergo e ristorante che usa pannelli solari per produrre acqua calda, giusto? Sì, noi ormai da un po' di anni, sono 5-6 anni che abbiamo i pannelli solari, quindi per la produzione di energia termica, che serve però essenzialmente per la produzione di acqua calda. E è, come dire, un po' elevato il costo iniziale, ma poi quello che si va risparmiando ovviamente è abbastanza elevato durante l'anno per indirizzare verso una scelta di questo genere. E comunque, al di là dell'aspetto economico, rimane poi l'aspetto ambientale, che credo in queste cose sia il più caratterizzante, per cui è una scelta che direi, se si può, va fatta. Ecco.